Ma signor sindaco, ma il dito medio ai tifosi. E poi dice a tutti i giornali che non hanno fatto nessun gestaccio, e poi arriva il cattivo grillino che fa il film, allora il giorno dopo diventa, no, c'era un'aggressione, cos'è? Abuso muscolare, molti contro uno, lancio di pietre, che lei è buono, le tirano le pietre, cioè, è una roba che... E poi naturalmente la colpa è di quello che ha fatto il filmato e non del sindaco, che comunque in nessun caso si assume mai la responsabilità di quello che ha fatto. E poi anche qui i due, i fratellini d'Italia col babacetto, cioè... Veramente questo comune sta diventando sempre di più un asilo, permettetemi. Allora forse ogni tanto bisognerebbe avere un po' di serietà, perché comunque non si è mai visto un sindaco che, per quanto possa essere beceramente provocato, credo non da così pochi tifosi che non hanno molto gradito la passerella elettorale, visto che comunque a forza di fischi l'hanno anche impedito di terminare l'intervento, e non si è mai visto un sindaco che reagisce facendo il dito medio ai propri cittadini, quando è dato l'invitato in qualità di sindaco. E per questo oltretutto nemmeno si scusa, perché lei a un certo punto ha detto mi rammarico, ma non si è capito se era una scusa, poi ha detto no ma non mi scuso, e quindi nessuno ha ancora capito esattamente, ma mi pare che non si sia scusato, e penso che comunque delle scuse alla tifoseria del Toro, che tra l'altro era lì per festeggiare il 4 maggio, non per sentire un comizio, comunque per una ricorrenza anche molto, molto formale e molto sentita, comunque sarebbero dovute. Ma poi il problema vero è quello che è successo dopo. E che peraltro non dice Vittorio Bertola, perché basta parlare con qualunque giornalista che era nelle redazioni dei giornali quella domenica pomeriggio per sapere che l'affermazione del sindaco è stata non ho fatto alcun gestaccio. Poi il giorno dopo è diventata non ho fatto alcun gestaccio da tifosi del Torino, ma in realtà l'avevo fatto, ma è perché quelli non li considero tifosi del Torino, una cosa così. Cioè mi sembra una bella arrampicata sui vetri, non una roba che possa reggere a qualunque esame, tant'è vero che il commento unanime di tutti i giornali, persino di quelli che solitamente sono dalla parte del Partito Democratico, mi sembra sia stato abbastanza chiaro. Però quando un politico dice una bugia così evidente per coprire una cosa che ha fatto, invece di assumersi la responsabilità delle sue azioni, di solito, almeno nei paesi civili, si dimette. Per cui questo è l'invito che noi rinnoviamo a lei, non per il dito medio, che per carità può anche esserci un momento in cui uno perde i nervi, e insomma anche se il sindaco non lo dovrebbe fare, ma per come ha gestito la situazione dopo, per il fatto che lei ha raccontato una cosa che non era vera a tutti i giornali, sperando di passarla liscia. E mi sembra anche un po', insomma... veramente una cosa infantile, mi permetta dire, che la colpa è di chi era lì che riprendeva. Tra l'altro mi permetta anche di dire che tutta questa aggressione fisica eccetera l'ha notata soltanto lei. Persino nel video che io ho pubblicato, ci sono 20 secondi di video prima del suo gesto, si vede lei che discute animatamente, non si vedono volare pietra, non si vedono lattine di birra, poi magari saranno volate nel momento in cui io non le ho viste, io ero appena arrivato peraltro, quindi per carità, io ho visto un lancio di una manciata di ghiaia sulla sua schiena mentre usciva, dopo che l'hanno dovuta portare fuori perché dopo il gesto comprensibilmente la situazione si è fatta un pochino tesa. Però il problema di fondo qui è anche un altro, è che la gente ne ha piene le scatole di vedere arrivare il politico con l'auto blu che arriva lì, sale sul palco scortato, fa il suo discorso, poi prende e se ne va. Il problema è che qui c'è un clima in città in cui una parte significativa della città vi sta facendo capire che non ne può più di queste esibizioni per strada, dei vostri interventi, e c'è un clima teso che dipende non soltanto, cioè dipende dall'arrabbiatura della gente. E allora forse la domanda che dovrebbe farsi lei è come mai, se il sindaco va in giro, viene fischiato, e non è la prima volta che viene fischiato il sindaco, che vengono fischiati esponenti politici. Allora forse se lei volesse imparare qualcosa da quello che è successo, si farebbe un esame di coscienza e si chiederebbe perché sempre più cittadini contestano chi rappresenta la città. Allora, qual è il suo problema di rapporto con questa città? Perché lei ha un grosso problema di rapporto con questa città, e anche dal modo in cui ha gestito questa vicenda si è visto che lei non capisce cosa le succede intorno, mi permetta, perché pensare che in una situazione del genere, con centinaia di persone, non ci fosse nessuno che stesse riprendendo, poi per caso sono stato io, che peraltro sono un tifoso del Toro e vado alle manifestazioni del 4 maggio da molto molto prima di fare politica, e peraltro il video io l'ho pubblicato anche volutamente, senza simboli di partito, perché ero lì veramente anche più come tifoso che come esponente politico e consigliere comunale. Però appunto lei si chieda veramente dove ha sbagliato, invece di arrivare sempre qui con l'arroganza di dire che lei ha fatto tutto giusto, ed è tutto il resto della città, tutti i giornali, tutti che non hanno capito quello che lei ha fatto. E veramente, poi mi spiace che forse siamo qui a discutere ancora di questa cosa che poteva essere risolta lunedì scorso, anche perché sono successe anche delle cose interessanti questa settimana, hanno ribeccato il compagno G, quindi forse ci sarebbero altre cose di cui la dirigenza del Partito Democratico Torinese dovrebbe parlare alla città. Però ribadisco la richiesta, si scusi con i tifosi del Torino e soprattutto si dimetta per aver raccontato delle cose non vere e aver insistito su una versione che francamente nessuno di quelli che erano lì ritiene minimamente credibile. Grazie.